Al termine del primo tempo, il Pisa conduce per 1-0 sulla Roma. Vediamo il gol, è il 25esimo minuto, lancio di Bergen, Casale al centro, arriva Todesco, anticipa tutti e il Pisa è in vantaggio. 25esimo del primo tempo, gol di Todesco. Lo rivediamo, ecco l'allungo di Bergen, scatta Casale, pallone al centro e Todesco anticipa Nela. 1-0 per il Pisa. Ed eccoci alle immagini del secondo tempo appena cominciato. Vi diremo subito che nel primo tempo la Roma ha attaccato molto, ma è apparsa slegata e incerta. Si è presentata scoperta al contropiede del Pisa, che nell'occasione che abbiamo visto ha fatto centro. Lidl ha presentato molti cambiamenti tattici prima di questa partita. Di Bartolomei è stato riportato in centrocampo, alla regia, non è più libero. Libero gioca Righetti, in panchina sono stati portati Valigi, Iorio e Chierico. Evidentemente il tecnico romanista, oltre che a questa partita assai importante per il campionato dei giallorossi, pensa anche alla partita di mercoledì in Svezia, a Norrköping, dove la Roma disputerà la partita di ritorno del secondo turno della Coppa UEFA. Le formazioni. La Roma, alla sinistra dei nostri teleschermi, gioca con Tancredi, Nela, Vjerkovod, Righetti, Falcao, Maldera, Ancelotti, Proasca, Pruzzo, Di Bartolomei, Conti. La formazione del Pisa è Mannini. Abbiamo visto adesso un pallone invitante per Ancelotti, il rientrante Ancelotti per la prima volta nella stagione a tempo pieno. L'ha mancato, forse credeva di essere in fuorigioco e quindi è arrivato sulla palla poco convinto. La formazione del Pisa: Mannini, Secondini, Riva, Vianello, Garuti, Gozzoli, Bergren, Casale, Sorbi, Occhipinti, Todesco. La partita è diretta dal signor Barbaresco. I giudici di linea sono Cecchin e Perissinotto. Sono presenti 70.000 spettatori, l'incasso è di poco inferiore al 500 milioni. Una giornata primaverile. Eccoci, siamo al terzo minuto del secondo tempo. Il Pisa conduce per 1-0. La Roma si riporta in avanti, ma adesso è il Pisa che con Sorbi, che aveva ricevuto da Todesco, si è portato in avanti. Fischio dell'arbitro Barbaresco, c'è un fallo commesso su Righetti. Proasca, palla a spiovere, la ferma, stava per rinviarla Vianello, ha conquistato la palla Conti, deviazione sul passaggio di Proasca, attacco per il tiro di Maldera, portiere battuto, Riva sulla linea della porta, riesce a deviare in calcio d'angolo. Il messo in gioco è di Nela, Righetti, Di Bartolomei, Proasca, Conti, Maldera, tiro di Maldera, diagonale, va fuori. Perduta la palla per l'intervento di Pruzzo, vince il tackle Bergren che va in contropiede molto veloce. Todesco, Sorbi, Riva che conclude fuori questo pericolosissimo contropiede del Pisa. Contropiede di Bergren, fermato da Vjerkovod, palla che torna alla Roma con Falcao. Prosegue Proasca, Falcao, ha saltato anche il portiere ma conclude poi alto sulla traversa il tentativo di pallonetto. Va la bandierina Proasca. Falcao ha stoppato, tiro in diagonale, prima di Pruzzo è riuscito il rinvio di Gozzoli, nuovo cross di Proasca, parata in presa di Mannini. Di Bartolomei,
Lungo lancio di Di Bartolomei, il colpo di testa di Occhi Pinti riprende Maldera. Proasca, Maldera. Calcio di rigore. È andato in affondo Maldera, sul quale ha recuperato Occhi Pinti, mettendolo a terra. Qui c'è un gesto molto simpatico, vedete, del portiere Mannini, che va a troncare le proteste sempre inutili e sempre dannose in occasione di questi episodi dei calci di rigore. Era lanciato Maldera in area di rigore, su di lui ha recuperato Occhi Pinti, sono caduti entrambi a terra. Calcio di rigore in favore della Roma. Calcio di rigore affidato a Pruzzo. Pruzzo, ed è il pareggio per la Roma che giunge al 30° del secondo tempo. Pruzzo su calcio di rigore. Roma era passata in svantaggio al 25° del primo tempo. Ha attaccato a lungo e ha ottenuto il pareggio soltanto alla mezz'ora del secondo tempo con questo calcio di rigore trasformato da Pruzzo. Ed ora vedete che è entrato in campo Iorio a sostituire Nela. Conti, traversone di Conti, molto invitante, ma sono in ritardo tutti. Riconquista la palla Ancelotti, cross di Ancelotti, deviazione di Mannini, tenta il tiro Conti, si chiude la strada davanti a lui, rinuncia al tiro Conti, lancio è per Iorio, nuovo cross a spiovere di Iorio, prolunga la palla Berggren, va a raggiungerla Falcao, ha davanti a sé Secondini. Chiamato in avanti Maldera. Proasca, Maldera, tiro di Maldera, parata di Mannini, Pruzzo, e la Roma ha capovolto il risultato. È il 36° minuto del secondo tempo. 2-1 per la Roma. Rivediamo ancora l'azione. Sul passaggio di Maldera, Proasca mantiene il possesso della palla, poi serve ancora Maldera. Tiro fortissimo di Maldera. Si oppone come può il portiere Mannini, ma la palla rotola proprio dove c'è Pruzzo, che con l'interno del piede la appoggia in rete. 2-1 per la Roma. Al gol del primo tempo di Todesco, al 25° minuto, con una doppietta di Pruzzo, la Roma adesso ha ripreso in mano il punteggio. Casale, esce Vierchowod, Falcao in verticale verso Iorio, a lungo di Iorio, c'è fallo di Secondini su Iorio, calcio di punizione in favore della Roma. Cinque minuti alla fine della partita, è il 40° del secondo tempo, con la Roma in vantaggio per 2-1. Sulla palla Conti, più indietro è Falcao, sulla sinistra non inquadrato c'è Maldera. Maldera, ed è il terzo gol, splendido tiro da lontano di Maldera che coglie l'incrocio dei pali. Il 41° minuto.
Rivediamo Conti che finge il passaggio sulla destra a Di Bartolomei, invece lancia sulla sinistra Maldera, che arriva, carica il suo sinistro con pallone che, malgrado il volo di Mannini, va proprio ad insaccarsi imparabile all'incrocio dei pali. 3-1 in favore della Roma, 4 minuti alla fine ed esce Bruno Conti e al suo posto entra Chierico. Maldera è stato senza dubbio il migliore della Roma in questa partita. Ha messo la sua opera in tutti e tre i gol. È stato atterrato in area di rigore e ha causato il rigore del pareggio di Pruzzo. Ha effettuato il tiro molto forte che Mannini non ha trattenuto e sul quale ha segnato il secondo gol lo stesso Pruzzo. E poi ha segnato proprio personalmente il terzo gol con un gran tiro da fuori. Il tempo regolamentare è scaduto. La rimessa in gioco di Chierico. Ancelotti. Iorio. Ed ecco il fischio finale dell'arbitro Barbarisco. Risultato a Roma. Roma batte Pisa 3-1. Signore e signori, buonasera.